Ciao, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo 17° episodio della quarta stagione della nostra carriera della Natura su FIFA 17 con il nostro Brescia. Oggi andremo ad affrontare l'Arsenal in casa, sarà una partita molto delicata perché noi abbiamo vinto 2-1 in casa loro, loro devono fare minimo 2 gol per passare e in caso noi segnassimo un gol ne dovrebbero fare 3. Sarebbe abbastanza complicata come cosa. Zeturbo è il secondo capocannoniere della Lega e potrebbe superare un Jesse Rodriguez che non sta più giocando visto che il Paris Saint Germain è stato eliminato. E continueremo l'episodio con Sampdoria e Udinese in casa. Forse ci saranno altre partite di Champions, speriamo che sia così. Andiamoci, siamo già persi troppo in chiacchiere, ve l'avevo fatta vedere la formazione, eccola qua, bella. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze allo stadio Mario Monti di Brescia, dove si affronteranno Brescia e Arsenal per questi quarti di ritorno di Champions League, dove il Brescia è in vantaggio ma non può mettere i remi in barca perché se no ci prendiamo l'imbarcata, cioè nel senso che ci assalgono con i cannoni e fanno pa 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 pa. Ora Vilena cerca subito Santoro, subito offensiva del Brescia con Santoro che cerca Pasalic, ho blocchi di nuovo Pasalic al primo attacco, il Brescia passa in vantaggio neanche 3 minuti, un'azione che ci siamo giostrati bene destra, sinistra e in centro, poi Santoro si rivela ancora una volta decisivo, ha cambiato questa squadra e ci sta portando alla vittoria con i suoi assist. Ora Pasalic, Santoro difende palla, ancora Santoro, l'imbucata per Vilena, che palla gli ha dato? Vilena, col mancino! Che cazzo di tiro è? Bellerin prova a tagliare centralmente, poi va dall'altra parte, Sanchez scuffet! Ora Locatelli, attenzione, Ojo, il lancio per Zeturbo, attenzione a Zeturbo, trovato benissimo, Zeturbo, serve di là Vilena che la recupera e va col mancino palo! Perché l'hai sbagliato, Vilena? Non puoi, dai, davanti alla porta! Ora Bellerin cerca un varco, lo trova! Fuori! Finisce qua il primo tempo, stiamo vincendo 1-0 contro l'Arsenal, il gol di Pasalic subito dopo pochi secondi, minuti, ore, e poi ha segnato, cioè ha colpito il palo Vilena, purtroppo non ha segnato. Ora Chaka serve Özil, scuffetta e respinge, forse Schelo, no, Emerson non evita l'angolo. Chamberlain passa centralmente e segna sul primo palo. Io stavo attaccando, aspettate ragazzi vi spiego, io stavo attaccando l'uomo con Ojo, mi ha cambiato giocatore e mi ha preso Emerson, così si sono aperte le acque, vabbè. Hanno pareggiato, adesso difesa oltranza per non farli passare per i prossimi quanti? 20 minuti. Chamberlain perde palla sull'attacco di Vilena, che va a servire Santoro, Santoro per Ojo, che gli ritorna palla, Santoro ancora, porta palla orizzontalmente, aspetta il taglio di Zeturbo, trovato coi tempi giusti! Il gol di Zeturbo! E adesso l'Arsenal ne deve fare 2 di sicuro per passare! Andiamo così! Almeno non si andrà ai supplementari. Fuentes ha recupero palla, poi pallone in profondità per Ojo, può andare a chiuderla del tutto, Ojo! Ojo! Block la respinta! Poi Zeturbo sul palo! Sul palo ha tirato! E finisce qua! Stesso risultato dell'andata! Il Brescia batte 2-1! Anche l'Arsenal! E approda in semifinale di Champions League! A sinistra possiamo vedere il nostro risultato, il risultato di Manchester City-Barcellona, visto che nel lato destro non hanno ancora giocato. Sì, in semifinale ci becchiamo il Barcellona. Ojo sta di nuovo creando problemi dicendo che non si trova benissimo, ma ama questo posto, ma gli manca casa. E quindi speriamo che non ci chieda il trasferimento, visto che deve resistere solo ancora un anno dopo questo. In realtà non giocheremo contro il Barcellona ma contro il Manchester United, e cominceremo nel prossimo episodio con l'andata, che non si sa se sarà in casa o in trasferta. Mentre tra 2 episodi si aprirà la semifinale, si aprirà con la semifinale di ritorno, la partita finale decisiva allo Juventus Stadium e la finale di Coppa Italia. Con questa formazione andremo a giocare in casa contro, oddio non mi ricordo chi, però vabbè, dobbiamo dare il meglio come al solito, regà. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze, sono Mario Monti di Brescia, dove si affronteranno Brescia e Samp per questa 34esima giornata del campionato di Serie A Team. Brescia è ancora in corsa, sta ancora cercando di raggiungere la Juve, forse ce la farà, forse no, lo scopriremo. Speriamo che sia decisivo all'ultima giornata, che se vinciamo diventiamo campioni d'Italia. Comunque,
Dobbiamo continuare a vincere fino a quel momento. Che difende palla come al solito. Poi Cerci la gira subito di là da Fazzi. Fazzi la alza a Mariani che corre. Mariani ha difficoltà nel controllo. Ce la fa e poi la mette a Fazzi che prova il destro deviato. Ora Cerci trova Caracciolo che va da Mariani. Mariani la inserisce di nuovo a Cerci che va col destro. Viviano respinge. Poi Caracciolo la rigioca. All'errore di Viviano, Caracciolo può andare a segnare l'1-0. Viviano l'ha recuperato, ha salvato il gol. Attenzione, Mariani la mette in mezzo a cercare Caracciolo, l'ha schiacciata ma troppo piano. Praet in mezzo, tesissimo, Schick traversa. Grande occasione per la Samp. Ora però abbiamo la possibilità di ripartire con Mariani. Corre Mariani, ha tutta la fascia libera. Ancora Mariani, controlla, guarda cosa fare. Vede in mezzo Vieira. Vieira, cambia gioco per Lairone, un pallone lunghissimo, ma ci può arrivare Caracciolo. Non ci è arrivato davvero. Barella, Fazzi. Dall'altra parte da Gheorghen. Attenzione a Gheorghen che può spingere. Sulla fascia Gheorghen è rientrato. Gheorghen, che schifo! Finisce col primo tempo 0-0 tra Brescia e Samp. La Samp ha beccato una traversa, ma il resto delle azioni le abbiamo fatte tutte noi, cazzo. Cerca Caracciolo che gli ridà palla. Attenzione a Barella, spinge sulla fascia. Ancora Barella, la mette in mezzo a cercare Mariani di testa. Poi Caracciolo, Nutic la respinta. Sull'attacco di Sala, Vieira ancora. Il cross in mezzo, Navarro sbaglia. Schick la stava raggiungendo Caldera. Il cross in mezzo, Paul Sempalo. Mamma mia, che azione, che occasione per la Samp che attacca poco ma attacca e fa paura. Ora Barella salta di nuovo Sala sulla fascia. Ancora Barella prova ad accentrarsi. Barella che azione! Barella! No, l'ha tirata in faccia a Viviano. Barella ancora. Il lancio in profondità per Zeturbo che scatta più veloce di Navarro. Zeturbo. Navarro l'ha recuperato. Zeturbo si ferma molto bene. Ancora Zeturbo serve al limite. Mariani col destro! Che gol! Mariani! Mariani! 1-0 Brescia al 72esimo. Forse Turbo con una grande galoppata. Poi la giocata Mariano se l'alza e calcia. La deviazione di Regini però penso è decisiva. Per fortuna spiazza l'ex portiere del Brescia, il portiere che è stato cresciuto dal Brescia. E finisce qua! Vinciamo 1-0 contro la Samp! Il gol decisivo di Mariani dal limite! Un grandissimo tiro che è finito sotto il 7! E riusciamo a prenderci questi 3 punti sudatissimi! Avevamo giocato molto bene, dominato, però loro avevano beccato 2 pali e ogni attacco mi faceva paura. Pasalic si è lamentato di aver giocato poco fino adesso perché lui ha più qualità degli altri. Sei un pezzo di merda, ma non ho nessun altro in quel ruolo, quindi non posso lasciarti fuori. E poi sei decisivo. La Juve ha vinto di nuovo. Merda. Con questa formazione andremo ad affrontare l'ultima partita di oggi, penso contro l'Udinese, se non sbaglio. Comunque, speriamo di portarci a casa anche questa perché necessitiamo di punti, visto che non voglio arrivare terzo e neanche secondo. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze, sono Mario Gamonti di Brescia, dove si affronteranno Brescia Udinese per questa 35esima giornata del campionato di Serie A Team. Mancano solo 4 giornate, compresa questa, e Brescia ancora 5 punti dalla Juve. Una partita e lo scontro diretto. Basta un solo passo falso e il campionato è riaperto ufficialmente. Ora Santoro, in profondità, cercare Ojo. Ojo deve saltare Bubnic, invece va dritto. Ojo! Ha calciato male, malissimo. Prova a saltare Pasalic, ci riesce ancora Matos. Matos si è fatto tutto il campo da mettere e non l'ha colpita nessuno. Ora Alberg cerca e trova Zapata, se l'è divorato, ha calciato alto. Ora Villena cerca Emerson, in profondità Emerson con la punta riesce a toccarla. A Zeturbo, che scatta. Ancora Zeturbo, c'è Bubnic che prova a marcarlo. Zeturbo imprendibile. Serve poi Locatelli, che è passato, si deve girare, Locatelli non riesce a calciare. Ora Pasalic, Santoro, in profondità, cercare Zeturbo, Zeturbo scatta, Zeturbo ha la possibilità del vantaggio! Zeturbo! Il gol dell'1-0 del Brescia! L'Udinese ci sta mettendo davvero tanto in difficoltà, alla forse prima occasione, però siamo riusciti a segnare con il nostro attaccante di punta. Finisce qua il primo tempo, come già detto in precedenza, l'Udinese ci sta mettendo davvero tanto in difficoltà.
Però siamo riusciti a passare in vantaggio. Ho visto un risultato che mi sta piacendo particolarmente, cioè la Juve che pareggia a Cagliari. Noi però dobbiamo pensare solo alla nostra partita e solo alla fine potremo guardare il loro risultato per decidere se essere davvero felici o no. Zapata vince un rimpallo, poi serve coi tempi giusti a Aguirre, fuori! Koné chiuso da Vilena e si può ripartire. Ancora Vilena, corre sulla fascia anche se non ne ha praticamente più. Vilena. Vilena falciato e questa è punizione e giallo. Fa correre ancora una volta Schelotto che l'allunga a Ojo. Ojo si ferma in mezzo all'aria, prova il sinistro e Meret l'ha presa, cazzo. Vilena a cercare in mezzo qualcuno, stacca Lancini e salva lì Adnan sulla linea. Attenzione, Fazzi va sull'anticipo. Poi Ojo deve solo lanciare Zeturbo. Zeturbo, Zeturbo, ha difficoltà nel controllo davvero. Pallone lungo, Lucas Evangelista, la posizione regolare. Lucas Evangelista la gioca. No, sì, si è uscita, si è uscita. Ora il pallone sul secondo palo. Scuffet lo blocca e lo può lanciare lungo. Vai a far gol, Scuffet. Attenzione, attenzione. Dai, no, è troppo lenta. Bubnic, rischia. Bubnic, la stava perdendo. E finisce qua! Vinciamo un'altra partita per 1-0, quasi segnato Scuffetto dalla porta sua! Va bene così, l'importante è esserci portati a casa la vittoria! Abbiamo vinto questa partita sudandocela e la Juve ha vinto 1-0, merda! Però gli stiamo mettendo il fiato sul collo, siamo ancora lì che cominciamo a sbrilluccicare di gioia, mentre la Juve è lì che si caga sotto. Intanto la Lazio ha pareggiato, quindi ci siamo staccati leggermente da loro. La Juve però è ancora troppo avanti per essere raggiunta nello scontro diretto. Dobbiamo sperare in una sua sconfitta o in un suo pareggio nelle partite che noi giocheremo con Bologna e Verona. Comunque ragazzi, spero di aver colpito il video. Se vi è piaciuto, anche se vi invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!